Buonasera a tutti, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il salotto virtuale di TV City Interactive. Oggi riprendiamo l'argomento della didattica a distanza. Questa volta vogliamo parlare dei più piccoli, dell'infanzia e della primaria. Ecco, al nostro salotto abbiamo ospiti qui oggi il preside Velio Scarane dell'Istituto Giulio Rodinò di Ercolano. Buonasera, preside. Poi abbiamo la maestra Nunzia Velluso della scuola Pie Filippini di Torre del Greco. Buonasera, maestra. Buonasera. Abbiamo la maestra Giusi Costabile dell'Istituto Pie Filippini, buonasera. Buonasera. Buonasera, Buonasera. maestra. E abbiamo una mamma che porterà un po' la voce di tutte le mamme. Abbiamo la Fabiana Cozzolino. Ciao Fabiana. Salve, buonasera. Ecco, allora io inizierei con il presentare appunto la questione della didattica a distanza che ha tanto interessato ultimamente, insomma, i salotti di tutta Italia, perché è un argomento alquanto dibattuto che vede protagonisti, sì, da un lato le mamme, le scuole che si sono dovute impegnare in maniera diversa per restare in contatto con i bambini, con la platea di studenti, ma anche le mamme che si sono dovute impegnare in prima persona appunto nell'assistenza e nella preparazione dei compiti quotidiani dei bambini che comunque dovevano presentare delle lezioni e continuare a seguire il programma. Ecco, io partirei con il parlare della primaria con la maestra Nunzia Velluso. Volevamo chiedere, maestra, in questo periodo come si è evoluta la situazione dal punto di vista della didattica? Come è iniziata? Come si sono abituati man mano i bambini a seguire queste lezioni dinanzi allo schermo e non più in classe, poiché sono stati catapultati da un momento all'altro dai banchi di Certo. scuola a casa, quindi ai PC. Ok, allora diciamo che la nostra scuola ha fornito da subito la possibilità di interagire con i bambini per mezzo di una piattaforma. E inizialmente era solo, diciamo, mandavamo video lezioni, abbiamo comunque continuato a fare tutti i progetti che c'erano in atto nella nostra scuola. Successivamente abbiamo implementato con le video lezioni e diciamo che la video lezione ci ha aiutato un po' tutti, nel senso che abbiamo cercato di ricreare, seppur nei limiti del possibile, il calore, diciamo, i colori, della classe, essendo pur sempre una classe virtuale. E diciamo che in questo senso siamo riusciti anche a continuare appunto il progetto di istituto, che era un progetto che si basava sulla conoscenza del territorio per mezzo comunque di racconti e anche di espressioni comunque artistiche, perché abbiamo offerto comunque ai bambini una programmazione completa, anche Maestra, con. come si svolge una lezione? I bambini si svegliano ad un determinato orario, devono seguire le lezioni dinanzi al computer divise per materia? Come funziona un po'? Sì, allora, diciamo che l'orario scolastico va dalle 9 alle 12 e parlo in effetti per la mia classe, faccio un esempio, il lunedì facciamo italiano, li ho divisi in due gruppi in modo che possa comunque seguirli in maniera dettagliata, avendo comunque, voglio tenere a sottolineare il fatto che comunque fortunatamente tutti quanti hanno un PC o un tablet con cui possono seguire le lezioni, e questa è una fortuna perché so che comunque non è la condizione di tutti quanti. I bambini comunque hanno risposto con felicità, nel senso che vedere la maestra e i propri compagni è come avere una parvenza di normalità, perché comunque sappiamo che la loro routine è stata devastata dal problema comunque di questo virus, e magari la maestra sappiamo che per i bambini è un punto di riferimento, e quindi Certo. diciamo hanno accolto nella loro semplicità, diciamo, questo tipo di lezione in maniera favorevole. Ecco, E io direi di. stiamo facendo il possibile anche con l'aiuto dei genitori che comunque si sono prestati a E questa sono nuova area. impegnati in prima linea i genitori Sì, in questo assolutamente sì. momento. Sì, assolutamente. Ok, passiamo un attimo al preside Velio Scarane, che era caduto un attimo, lo ritroviamo adesso qui in studio. Tanto capita. Preside, salve. Allora, volevamo sapere, la sua scuola si trova appunto nel cuore di Ercolano. Stiamo parlando con la maestra appunto di come si articolano le lezioni per i più piccoli, in particolare stiamo parlando di una terza classe. A lei volevamo chiedere in che modo è riuscito ad entrare in contatto con le molteplici realtà appunto di Ercolano, come si è riuscita la sua scuola a
a mettersi in contatto con le famiglie che sappiamo non tutte magari erano predisposte dal punto di vista tecnologico per una lezione online con computer, tablet. Quali sono state le prime difficoltà? E poi ci tenevo a chiederle quali le difficoltà per i bambini che appunto sono quelli più fortemente danneggiati in questo momento. Parliamo dei BEF. Sì, guarda, innanzitutto il problema non va affrontato da un unico punto di vista perché è enorme. Diciamo che questo periodo ci ha in parte molto penalizzato, però in parte ha riacceso molto anche la voglia di sperimentare, la ricerca, la voglia di documentarsi, di scommettere su qualche cosa di diverso. Per fare questo però c'è necessità di avere strumenti, di avere persone competenti che lo sappiano sviluppare, questo tipo di didattica. A distanza non significa soltanto non in presenza, a distanza significa far mancare quello che è praticamente l'aspetto forse fondamentale nelle nostre scuole di frontiera, che è quello emotivo, quello affettivo, la vicinanza soprattutto emotiva per i bambini, che quando poi riescono, perché tra enormi difficoltà molti bambini riescono a collegarsi nelle nostre lezioni, ci rendiamo conto che ne hanno effettivamente molto molto bisogno. È una realtà, la nostra socioculturale degradata, però in cui ci sono anche dei picchi di possibilità che i genitori in questo momento stanno sfruttando. È un momento di stanchezza, è un momento di stanchezza per i bambini, per i genitori, anche per noi che abbiamo praticamente con lo smart working moltiplicato le nostre opportunità di lavoro. Quello che è importante sottolineare è che comunque fin dall'inizio tutte le scuole, e questo lo posso testimoniare perché siamo in contatto con i colleghi, hanno assunto un unico grande principio: nessuno fuori, cioè tutti i bambini devono essere raggiunti, tutti, anche chi ha i più gravi problemi. Allora sono moltiplicate le iniziative, chi poteva ha lavorato e sta lavorando con il PC, abbiamo cominciato a distribuire i PC desktop o tablet ai singoli Tablet, bambini, sì. a qualcuno abbiamo mandato addirittura dei notebook per avere uno schermo un po' più grande, perché anche questo poi va guardato, no? Non Perché possiamo non dire, tutti vabbè, avevano il computer magari a casa assolutamente oppure no, dovevano assolutamente dividerlo. no. Un buon 30% purtroppo è sprovvisto. Si figuri che di sera una mia insegnante mi ha confermato di aver fatto lezione alle 10. Perché? Perché l'unico smartphone che aveva il genitore se lo portava il padre e quindi loro erano costretti a fare lezione alle 10 di sera. E questo è anche, voglio sottolineare, questa grande elasticità, plasmabilità del nostro lavoro. E fin dall'inizio abbiamo detto anche un'altra cosa importante. Arriviamo a tutti, ci siamo arrivati anche con il cartaceo, abbiamo mandato a casa i compiti, le lezioni, perché non potevano collegarsi. Adesso Abbiamo pian anche piano dei stiamo. maestri che magari hanno utilizzato WhatsApp oppure Sì, Facebook per raggiungere nei modi. tutti i metodi possibili, tutti i metodi Sì. possibili, da WhatsApp, Messenger, tutti. E questo è importante perché abbiamo cercato di calibrare su ognuno la possibilità di essere presente. E Cosa è ovviamente stato chi. fatto? Come è stato possibile raggiungere anche i bambini che avevano delle difficoltà, con dei bisogni appunto speciali? In che modo la scuola è riuscita a restare in contatto anche con questi bambini? Bisogna restare in contatto sempre. Ripeto, anche una telefonata fatta a un certo punto, perché ci sono alcuni bambini che addirittura non vogliono lavorare, bambini particolari fragilità veramente, che non vogliono lavorare perché hanno vergogna di mostrarsi in questo strumento che per loro non è il contatto della vita. E alcuni di loro addirittura fanno lezioni girate con le cuffie, tanto per dire come siamo, no? Come siamo messi. Però è importante, ripeto, che tutti quanti sentano la nostra carezza emotiva. Tutti quanti sanno che noi stiamo arrivando anche a loro e lo stanno sentendo, e qui voglio sottolineare un altro aspetto fondamentale, quello delle famiglie. Io ho detto ai miei docenti, cerchiamo di tesaurizzare questo periodo, perché quello che di buono stiamo facendo adesso ce lo ritroveremo anche dopo. Non ci illudiamo che a settembre saremo sui banchi di scuola, a ottobre, non ci saremo. Allora bisogna fare in modo che tutto quello che stiamo facendo adesso ci torni utile per il futuro. È un I miei docenti investimento in questo spesso. momento, quindi lei crede che settembre sarà ancora didattica a distanza? È una possibilità, si sta parlando di turni, si sta Noi stiamo parlando di parlando di lezioni tante cose. all'aperto, insomma, potrebbe anche essere questa una strada? Allora, partiamo dalle nostre scuole.
quando si costringono ad avere delle classi pollaio, è difficile risuddividere i bambini. Quando ci hanno tagliato i posti di organico, è difficile avere più docenti che possano gestire più gruppi di alunni. Con quello che abbiamo, probabilmente riusciremo a fare molto, ma non riusciremo a raggiungere tutto. E poi, chiaramente, il discorso più ingombrante, se vogliamo, perché la società in generale si vede la sua validità quando riesce a pensare anche agli altri. E questo è un problema, ricollegandomi a quello che diceva lei, molto, molto importante. Oggi noi ci troviamo di fronte a dei bambini che hanno difficoltà anche solo a mettere il telefono vicino all'orecchio. Immagino un attimo i bambini autistici gravi, no? Ecco, di Come quello possono volevo pensare parlare, di volevo poter, capire. come possiamo pensare di arrivare anche a loro? Allora, con i docenti siamo rimasti d'inteso d'intesa in questo modo. Noi supportiamo i bambini fin quando possiamo, li vediamo, li sentiamo, cerchiamo di stare loro vicini. Però fondamentalmente è importante stare vicini ai genitori di questi bambini, perché in questo momento i bambini non frequentano i centri, non frequentano la scuola, non hanno nulla, hanno solo i genitori e noi che ogni tanto ci colleghiamo con loro. Allora, il fatto che noi siamo presenti, almeno su questo, è fondamentale perché ci dà il senso di una vicinanza, come dicevo prima, soprattutto emotiva. La particolare fragilità della società non viene spesso considerata adeguatamente. Quando una società funziona, dicevo, arriva anche agli ultimi. Se adesso non riusciamo, perché in questo momento il vero problema, ma non è un problema, la vera pesantezza di questo periodo di crisi è proprio questo. Allora, se noi riusciamo a fare, a intensificare il nostro lavoro e a stare vicino il più possibile a tutti, allora chiaramente potremmo uscirne al meglio, altrimenti penso che avremo delle enormi difficoltà. Un altro punto, l'ultimo che sottolineo a questo proposito, io ho raccomandato agli insegnanti di fare anche un altro tipo di lavoro. Fin quando è possibile lavorare con i bambini, però spesso non con tutta la classe, magari con piccoli gruppi, perché loro sentono vicino i compagni con cui stanno meglio e non disperdano quello che può essere invece questo piccolo tesoro di emotività che loro stanno Ecco, guadagnando. era quello che ci spiegava anche la maestra Nunzia, che ha suddiviso la sua classe in due gruppi in modo da concentrare un po' di più D'accordissimo. l'attenzione senza creare folla, anche per dare l'attenzione che merita ogni singolo bambino. Dividendoli in gruppi più piccoli di numero è possibile avere un rapporto un po' più individuale, diciamo. E ricollegandomi a quello che diceva lei della vicinanza emotiva, volevo parlare con la maestra Giusi, la maestra Giusi Costabile, che è la maestra dell'infanzia, con una classe mista di bambini che vanno dai 3 ai 5 anni, vero maestra? Ecco, Sì, classe eterogenea, sì, 3, 4, 5. volevamo chiederle, visto che lei sta praticando appunto la didattica a distanza con questi bambini molto molto piccoli, quindi non è possibile stare in contatto come ad esempio nel caso della maestra della primaria, creando delle lezioni precise online con un orario. In che modo lei sta tenendo il contatto con questi bambini più piccoli che d'improvviso non è stato neanche semplice spiegare loro che cosa fosse accaduto, insomma, in questo momento? Prego. Allora, sicuramente la didattica a distanza scelta dalla nostra scuola è una didattica che si basa essenzialmente proprio sul continuare ad assicurare quella formazione e soprattutto dare sostegno emotivo ed affettivo a questi bambini che appunto si trovano e ci troviamo in questo momento di particolare difficoltà. Ecco, Diciamo che soprattutto i più abbiamo un piccoli po' che magari adottato. hanno bisogno più proprio della vicinanza, della condivisione, dell'affetto, ecco anche. Allora, noi abbiamo da subito cominciato, abbiamo utilizzato da subito una piattaforma telematica, ufficiale, diciamo, però, noi docenti diciamo che siamo proprio dei veri e propri, laboratori, audio-video laboratori. Quindi laboratori artistici, ricreativi, ludici, insomma, proprio per essere vicini. È nato anche il progetto Ti racconto la favola della buonanotte, cioè un modo proprio per accompagnare i nostri bambini durante tutto l'arco della giornata fino alla sera, che sappiamo un momento particolarmente delicato. E Quindi i tutto bambini questo attraverso chiaramente è questa favola possibile. della buonanotte continuano a vedere la maestra che parla con loro e che racconta magari una Sì, favola, quindi il contatto. perché
Certo, perché cerchiamo di mantenere costante, quotidiano il rapporto e il contatto con i nostri bambini. A volte sono proprio loro che sentono il bisogno di sentirci, quindi ci contattano con chat, oltre che sulla piattaforma ufficiale, Audio, diciamo. WhatsApp, Però insomma. volevo. Come? Anche WhatsApp, magari Oh, sì. messaggini, proprio per tenere il contatto con la maestra, con i compagni. Sì, perché certo, perché per loro è fondamentale tutto questo, e tutto si basa proprio sull'empirico, e quindi cerchiamo come possiamo, insomma, di essere vicini. Quindi avere una didattica a distanza, ma una didattica che si basa proprio sulla vicinanza, cioè una didattica La che tiene presenza. conto di una valutazione, tra l'altro formativa, cioè capire come i bambini stanno affrontando tutto questo, quindi a livello emotivo, morale, psicologico, insomma. Psicologico E anche, tutto sì. questo, certo, e tutto questo naturalmente anche grazie alla collaborazione proprio delle famiglie, dei genitori, Ecco. perché è una collaborazione preziosa questa, perché siamo alla scuola dell'infanzia, quindi ovviamente il livello di autonomia è in proporzione all'età, È limitato, ovviamente. insomma. Infatti per Eh questo sì, abbiamo certo. qui, Noi abbiamo. volevo concludere dicendo che, dicevo, garantiamo questa continuità didattica, comunque facendo una programmazione, differenziata, quindi per le diverse fasce di età, 3, 4, 5 anni, e diamo particolare attenzione in questo momento proprio ai bambini di 5 anni, quelli che si spera l'anno prossimo faranno cioè quelli che intraprenderanno la scuola primaria, possibilmente con una didattica di vicinanza, non di distanza. Lo E speriamo. quindi, infatti, e quindi con insomma, un programma di pregrafismo, precalcolo, prescrittura, che proprio per prepararli poi ad intraprendere questo nuovo percorso. Ecco, prima di dare voce appunto alla mamma, che è una delle protagoniste, la mamma per parlare delle mamme, insomma, che si sono trovate a combattere con la didattica a distanza, volevo chiedere al preside, volevo chiedere anche alla maestra Annunzia che si trova appunto alla primaria. Partiamo prima dal preside. Ecco, quali sono i criteri di valutazione che vengono applicati poi per la valutazione finale di bambini che si trovano in questo momento con la didattica a distanza, quali criteri vengono utilizzati? Allora, senza scendere ovviamente in parametri tecnici, possiamo dire una cosa essenziale. Secondo noi, e parlo della scuola che mi onoro di rappresentare, ma anche delle altre, i vecchi canoni della valutazione stanno cadendo. E sono caduti perché tante verifiche, tante immediati controlli degli apprendimenti non possono essere più realizzati. Anche come un bambino con la sua postura, con il suo modo di rispondere, ci dava l'immediata sensazione di aver capito o meno determinati discorsi, adesso questo ci manca perché abbiamo soltanto una visione eventualmente frontale quando c'è. Quindi i parametri e i criteri della valutazione, secondo me anche i principi su cui si fonda, vanno completamente ridisegnati. Anzitutto d'accordissimo con l'insegnante, ma non potrebbe essere diversamente, la valutazione deve essere essenzialmente formativa. Con i miei docenti abbiamo detto, secondo noi è fondamentale che tutti quanti abbiano un voto altissimo, perché il fatto di stare di fronte ad un PC, magari per diverse ore al giorno, con delle problematiche, diciamo anche di vista, se vogliamo, infatti la raccomandazione è sempre quella di calibrare bene gli interventi ogni giorno, per evitare che ci siano lunghe esposizioni. Ma soprattutto oggi i criteri fondamentali sono quelli della partecipazione, sono quelli della presenza anche. E io Della raccomando buona sempre volontà, se si della può buona chiamare volontà. così. Allora, io anzitutto metterei i genitori tra gli eroi del nostro tempo, un po' al di sotto dei medici e degli infermieri, perché in questo momento stanno dimostrando veramente. Questo periodo ripete una grande stanchezza, però anche una grande volontà di non chiudere i canali comunicativi con la scuola. Molti sono un po' sordi a questo, però bisogna anche richiamarli perché la scuola non si deve fermare, non è che è possibile prevedere la scuola in presenza da un lato e la scuola della didattica a distanza dall'altro.
se tuo figlio deve venire a scuola, deve seguire anche le lezioni. L'obbligo scolastico non si esaurisce con la presenza a scuola o con la vicinanza diretta. Quindi i criteri di valutazione vanno estremamente rivisti, vanno ovviamente calibrati, ripeto, su quelle che sono le nuove condizioni. Quindi ogni scuola sta facendo uno sforzo immane per ridimensionare non solo la progettazione e la programmazione, che chiaramente nell'ultimo trimestre andrà comunque rifatta, no? Per adeguarci a quelli che sono i nuovi modelli di lavoro, ma anche la valutazione che andrà, ripeto, riscritta soprattutto attraverso degli elementi motivazionali, passando dagli elementi motivazionali, degli elementi diciamo, di presenza e di intervento diretto su quello che si sta facendo. E quei Grazie, genitori maestro. magari, se possono evitare di suggerire ai figli mentre c'è la diretta con gli insegnanti, è meglio perché in quel caso noi abbiamo una verifica molto più oggettiva. Giusto, si fa del loro bene lasciandoli da soli e lasciandoli anche sbagliare. E Cresce anche così. ricollegandomi al suo discorso, volevo chiedere alla maestra Nunzia, è vero che questa valutazione amplifica una competizione molto spesso, quella del numero. Io valgo 7, io valgo 8, io valgo 10. Ecco, in questo momento, la valutazione dei bambini, in che modo potrebbe aiutarli appunto a superare anche il disagio che hanno creato, che è stato creato appunto in questo periodo da questo nuovo assetto della didattica? Sì, allora, partendo dal presupposto che io personalmente metto, diciamo, la votazione numerica raramente perché non voglio che i bambini entrino in competizione, tant'è vero che usufruisco di faccine varie e di cuoricini, eccetera, eccetera. Quello che vorrei dire è che i bambini veramente in questo periodo devono essere premiati, perché a me fanno tanta tenerezza alle 9 del mattino vedere i bambini con quegli occhioni ancora tutti i capelli da cuscino, io li prendo in giro con questi capelli da cuscino. Perché veramente, parlo dei miei bambini, sarò di parte, per amor del cielo, però comunque sono veramente attentissimi a tutto quello che viene svolto, dalla matematica alla condivisione dello schermo. Anche questa condivisione dello schermo inizialmente era un po' difficile, però loro sinceramente si stanno adeguando e stanno sviluppando le competenze, no? Si parla di competenze, competenze che, anche digitali, perché comunque non è proprio facile per loro. Comunque i miei bambini hanno 8 anni e sinceramente secondo me la votazione numerica cioè, non sarebbe neanche giusta in questo momento, dovrebbero essere tutti più di 10 perché comunque si stanno Perfetto. veramente impegnando tanto rispetto a quella che è una condizione veramente particolare per tutti noi. Unica Quindi, veramente, perché è la prima unica. volta che ci troviamo ad avere a che fare con una situazione del genere. Quindi, Assolutamente sì, sì, assolutamente ecco, sì. allora adesso ricolleghiamoci veramente, come diceva il preside Velio Scarane, ai veri protagonisti di questa didattica a distanza, le mamme in prima linea. Fabiana, tu sei una mamma di 3 bambine che si trovano a frequentare Sì, la scuola primaria e tre dell'infanzia bambini, sì. anche, giusto? Sì, rispettivamente 10 anni, quindi quinta elementare, 6 anni, prima elementare, e poi c'è la piccolina che ha 4 anni e sta all'infanzia, sì. Ecco, Fabiana, ci È racconti com'è una stato giornata da mamma un di po' tre bambine che sereno devono perché. seguire la didattica a distanza? Allora, le bambine da un giorno all'altro si sono trovate catapultate in questa situazione che è per loro nuova, perché comunque affrontare nuovi ritmi, approcciarsi col computer, stare sedute per un'ora davanti al PC, soprattutto per le piccoline, non è ancora oggi, sono passati 1 mese e mezzo, non è ancora tanto facile. Ma il duro lavoro lo sto facendo io perché mi occupo di loro essenzialmente dalla mattina alla sera, ed è veramente dura districarmi tra gli impegni di casa, impegni ovviamente della scuola, dove gli insegnanti stanno facendo dalla loro parte un buon lavoro, però è veramente dura. Non, Anche seguire il a lavoro volte mi delle tre trovo. bambine, ecco. Cioè, Sì, anche, perché insomma, rivestire un ruolo che non è quello della mamma, ma è quella un po', quello diciamo, della mamma del. non è il ruolo dell'insegnante, perché comunque
non si può avere quell'autorevolezza di un insegnante, cioè la mamma fa la mamma, non si occupa, ecco, di dire adesso devi studiare o magari approcciarsi in modo come lo fa l'insegnante, tant'è vero che con la bimba più piccola di 4 anni io spesso contatto la mia mitica insegnante, la maestra Giusi, dove dico la bambina ha bisogno di te, cioè le manca il contatto, vuole fare le schede, ma le vuole fare con l'insegnante, cioè dice mamma va bene, vai a cucinare, cioè loro ovviamente hanno nella loro mente, così è una Un'altra divisione idea dei della ruoli, mamma. A me, ad esempio, cioè. capita che mio figlio, quando voglio spiegargli delle cose dell'analisi grammaticale, ad esempio, le chiamo in un altro modo e lui dice: non capisci niente, non è quello che ha detto la maestra. Io ci credo che non è quello che ha detto la maestra, ma insomma, mi rendo conto che, insomma, preside, Lo stesso con ritorniamo tra i l'altra. banchi di scuola a conclusione di questa trasmissione. Vogliamo che le scuole vengano riaperte in sicurezza, con tutte le misure di sicurezza Vogliamo ritornare possibili. alla nostra vita di prima. Ecco. Vogliamo farli sentire il calore dei loro insegnanti, perché loro lo necessitano, cioè ne hanno proprio bisogno. E Ma non ognuno, solo della ovviamente. didattica, anche dei compagni, della sgridata, Sì, di... assolutamente. Ecco. E anche noi Dell'edificio. abbiamo bisogno dei nostri bambini. E Anche noi certo, abbiamo bisogno dei nostri bambini. lo crediamo. Preside, vogliamo concludere con una considerazione, diciamo, sul prossimo futuro, ecco, che ci aspetta. Allora, il prossimo futuro è quello che ci costruiremo. Anzitutto perché se restiamo effettivamente ad ascoltare bene tutti i consigli, eccetera, potremmo avere probabilmente meno recrudescenze e ritorni del coronavirus. Però io credo che torneremo non tutti quanti cambiati, perché chi è radicato nelle sue convinzioni, per quanto intelligente o stupide possono essere, è difficile che le porti. Però io sono certo che torneremo tutti quanti con una grande convinzione in più, l'importanza della scuola. Certo. Perché fino ad ora la scuola è stata considerata, insieme alla sanità, come il settore su cui tagliare. Abbiamo tagliato di tutto e di più. Adesso invece ci stiamo rendendo conto di come sarebbe stato necessario e fortemente da privilegiare un aspetto fondamentale, la scuola che segue e anticipa la società. Non soltanto una che va a ruota o che viene considerata come una palla al piede. La scuola è lo sviluppo. Allora, tutti quanti, spero che da questa grande emergenza riusciremo a capire questa lezione. Se si investe sulla scuola, quanto più si investe, più ci ritroveremo. E i nostri figli più se lo ritroveranno. Quando si investe sui settori più deboli, più ci ritroveremo e più staremo meglio tutti quanti. Poi, Grazie mille al preside della scuola Giulio Ridinò, Verio Scarane, grazie alla maestra Nunzia Velluso e alla maestra Giusy Costabile delle Pie Filippini di Torre del Greco e grazie a Fabiana, una mamma che ha rappresentato un po' la voce e la condizione di tutte noi grazie a voi, grazie a mamme. voi. Io vi ringrazio per la vostra presenza, per aver accettato il nostro invito a questo salotto virtuale e ringrazio i nostri spettatori. E vi rinnovo l'appuntamento alla prossima puntata. Grazie a tutti e arrivederci. Buonasera.